Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Shop. Finalmente iniziamo la nuova serie su Marvel Spider-Man 2. E non devo dire altro. Quelli di World True, fatevi sentire, supportate alla grande questa serie con un bel mi piace. E se anche tu non vedi l'ora, qui dobbiamo superare 50.000 mi piace. E mi raccomando, non vi perdete la seconda puntata alle 19.15. Fidatevi, non siete pronti, vi basteranno i primi secondi. Però fermi, mettetevi la sveglia, perché alla fine di questa serie vi darò una data dove farò un grande annuncio. Non vi dico altro, sarà una grandissima sorpresa. Ma voi intanto condividete il video, amici, fateli sapere che abbiamo iniziato. Sarà una serie vecchio stile, darò il massimo per regalarvi la miglior serie con approfondimenti su storie e personaggi, passando anche per i fumetti. Quindi iscriviti al canale, metti mi piace. Inizia adesso Marvel Spider-Man 2. Due anni fa, quindi prima del primo Spider-Man. Ah. Ci siamo. Stai bene? Mi fai una promessa? Sì, certo. Se non funziona, uccidimi. Funzionerà. Sai che non mi resta molto tempo. Vorrei averlo per salutare. Ascolta, non ti lascerò morire. Farò qualsiasi cosa per non perderti. Cosa? Cosa? Ma, ragazzi! Ma come, il simbionte c'era Norman Osborn? No, brividi, brividi. Questo cambia tutto, tutto. Non me lo sarei mai aspettato sta cosa. Oh. No, 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 ragazzi. Qui c'è tanto, tanto da dire. La campanella c'è per un motivo. Prendete posto. Non ci credo. Assurdo. Eccomi. Buongiorno ragazzi. Da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola. Ciao. Io sono io sono il signor Parker. E voi siete fortunati, perché questo è il corso di fisica e la fisica spacca. Vi siete mai chiesti come fanno alcuni insetti, uccelli o rettili a camminare sull'acqua? Due parole: tensione superficiale. Bagno, posso? Ok. Questa tensione si basa sulla coesione, ok? Nell'equazione la tensione si esprime con gamma, ovvero la forza, esercitata parallelamente alla superficie del liquido. F divisa per... Ma a sbaglio o è sabbia? Della linea. Se fosse sabbia, se qualcuno... Mi serve una mano. Il signor Morales, giusto? Sicuro di non poter risolvere il problema da solo? Sicuro. Ok, ragazzi. Leggete il capitolo 4 o 5, quello che è. Miles, questo lavoro mi serve. Se la preside si accorge che sono sparito, mi licenzia. Lo so, ma questa devi vederla. Ma Peter, i sensi di ragno? Era troppo impegnato nel suo nuovo lavoro da professore. Ci dobbiamo abituare a questo nuovo Peter Parker, eh? Marco, proprio oggi. Ok, addio lavoro. Si va! Inizia la nostra avventura su Spider-Man 2! Sono davvero emozionato, c'è già tantissimo da dire. Quello è Sandman, l'uomo sabbia. Si va! Che bello ragazzi, sono emozionatissimo. Non vedo l'ora. Già mi odia per il ritardo di stamattina. Bro, te l'avevo detto di non tardare.
Sta tranquillo, non impiegheremo molto. Lo spero, perché ho appuntamento per la mia candidatura al college. Oh, hai finito il saggio? Lo devo iniziare. Allora andiamo in centro e risolviamo subito con Marco. Sì, sì, momento. Dunque, sono passati 6 mesi dall'avventura che abbiamo vissuto in Miles Morales. Vedete come la vita di Peter e di Miles sta andando avanti. Ehi, MJ! Ragazzi, MJ, è meglio se venite subito giù in centro. Siamo sopra Brooklyn. Jameson ha mandato te per il Bugle. Ancora non ci credo che Tripla J è il tuo nuovo capo. Un direttore davvero adorabile. Non ci metterai molto a farti rispettare. Che mi dici di Marco? Ormai sono anni che non lo vedo. Secondo i testimoni, correva lungo la Broadway urlando frasi sconnesse. Sembrava furibondo, paranoico e confuso. È come esploso. Ah, cavolo! Dobbiamo riuscire a calmarlo. Ho già visto persone così fuori controllo. Ma state che attenti. Figata! Per fortuna ci sono 2 Spider-Man. Forza e coraggio. Grazie, MJ. Siamo le nostre nuove invenzioni? Non esiste! È a stento un prototipo! Va testata! Le hai portate, vero? No comment! Guardate, ragazzi, ci stiamo addentrando nella sabbia! È quello che mi aspettavo, cioè, nel primo Spider-Man c'erano anche altri nemici oltre quelli principali. Non mi sarei però mai aspettato che avremmo incontrato Sandman, l'uomo sabbia. Adesso vi racconterò chi è e tutto, però avete visto come MJ lavora nel Bugle? Cioè, siamo andati avanti rispetto agli eventi che conoscevamo. Sì, e direi che l'abbiamo trovato. Oh, Marco! No, vabbè, ragazzi, non ho parole. Cioè, io non pensavo di iniziare così. Quello è Sandman. MJ non scherzava. Se non lo fermiamo, farà male a qualcuno o a se stesso. Che roba, ragazzi! Cioè, iniziare così subito con una boss fight, ma no. Se ha fame, potrei lanciargli una merendina. Piano. Tienilo impegnato! Ho un'idea! Oh, cavolo! Ancora arrabbiato dopo tanti anni, Marco? Prova un po' di yoga! Vedete che loro si conoscono. Io ricordo che nel primo Spider-Man c'era la pialetta della sabbia. Deve essere più tipo da Mantis. Ma adesso ne parliamo. Non ho detto che era buona. Speravo una giornata normale. Insegnare fisica, fare 2 chiacchiere imbarazzanti in sala professori. Ehi, usate le scale. Aiuto. Spider-Man, vuoi firmare per questa consegna? Vacco in arrivo. Ci sono. Io, ragazzi, sono senza parole, davvero, non so che dire. Cioè, è assurdo. Sa fare dei mini me. Ah, devo farlo anch'io. Ok, ragazzi, vabbè, dai, siamo in fase tutorial. Ho salvato Mr. Vertigini, ma non prima che mi vomitasse addosso. Bene, benissimo. Non è l'unico. Anche Sandman ha rigurgitato degli amichetti. Sul serio? Può farlo? Così pare. Mi serve qui. Ragazzi, facciamo fuori questi mini Sandman. Ma Parker. Sì. Scusi, chi parla? Preside Evans. Ma ciao. Certo, preside, gli studenti hanno evacuato le aule. Lei dov'è? Oi. Parker. Ho solo dimenticato una cosa in macchina. Ma c'ha un ritmo assurdo. Niente, sto solo. Bello, la spider raffica. Raga, ritmo veramente forsennato. Attacca e difenditi per ricaricare. Ok, abbiamo delle abilità. Queste le avevamo già viste. Funzionato. Voglio dire, sto tornando giusto ora. Torni subito qui, deve badare agli studenti. L'avviso. Qui si mette male. Vedete la contraddizione tra la vita di Peter e il lavoro da Spider-Man, tra virgolette. Io vi ho sempre raccontato quasi. Che... Come andiamo? Miles... Non riesco a parlare, ha chiamato la preside. Oh no! Sarò espulso!
Ehi, tu hai solo saltato una lezione! Io ho abbandonato i miei studenti durante un'emergenza! Sei fregato! Sì, no, noi siamo messi malissimo. Vi ho detto che quando vince Spider-Man, solitamente Peter perde. Non c'è mai una duplice vittoria per queste due entità che fanno parte della stessa persona, no? Sandman! Eccolo. Ho sempre odiato quel nome. Lo so che ce l'hai con me. Non ha niente a che vedere con te. Lasciami stare! Acqua? Voglio aiutarti. Ma prima devo farti male. Beh, la bella cascata d'acqua potrebbe fare al caso nostro. Beh, Sandman, ragazzi, è uno dei nemici... No, più sì, iconici, tra i primi, è anche piuttosto sfaccettato, eh. È differente però quello che avete visto nei film, anche ultimamente, rispetto a quello che è nei fumetti. Aiuto. Non era contento di rivederti. Già, non è un tipo nostalgico. Sì, vedete, però loro si conoscono, hanno già avuto uno scontro. Oh! È testardo. Dobbiamo essere più convincenti. Come? Detesta l'acqua e ha già le spalle bagnate. Scommetto che non è un grande fan dell'elettricità. Perspicace. Bello. Vabbè ragazzi, Miles è molto più potente di Peter dal punto di vista dei poteri, secondo me, eh. Questa faceva male. Ci serve più acqua. Userò le ragnatele mentre mi carico. Io intanto tengo aperto il rubinetto. Ok. Ragazzi, dobbiamo sconfiggere Sandman. Io vi vorrei dare qualche momento didattico, perché come detto, questo è un universo a parte, eh. È stordito, colpiscilo. Cioè, non è lo stesso Sandman dei fumetti e quantomeno dei film. Sono due cose differenti. Vediamo nel videogioco come l'hanno caratterizzato. Mi basta. Dicevo, lui non è totalmente cattivo nei fumetti, eh. Cioè, capita che collabori. Madonna, comunque ragazzi, è un film. Ehi, che succede? Ci sei? Più o meno. Sì, vabbè. Che stiamo giocando? Incredibile, ragazzi, è solo l'inizio. Pensavo di averti perso. Oh, non ti libererai di me. Oh no, Ora sta a Genki aiutarci. Genki, ci sei? Cosa? È pazzesco. Lo so, ma ascolta. Ci serve un'enorme fonte d'acqua a Wall Street. Ok, controllo le mappe. Pensa. Anche tu, signor Miles. Contaci. Aspetta, cosa? Lui lo sa. Genki sa tutto. E a lezione ci siamo comportati in modo strano. Una maledetta scuola per piccoli geni. Beh, ma pensavo che sapesse che Genki... Era il corrente, no? Pensate, ragazzi, che il primo scontro tra Spider-Man e Sandman... Sapete com'è finito? Con Peter che ha sconfitto Sandman. Dagli le previsioni del tempo, Spider-Man! Oggi pensate... Previsti a portarti rovesci! Sì, qui con l'acqua. Abbiamo messo nel sacco! Ma nel fumetto lo sconfigge con l'aspirapolvere. Tutto vero. Ehi, vabbè, clamoroso. La cisterna del Madison Building dovrebbe bastare. Cioè, parliamo di 40.000 litri. Ok, grazie Genki. Ma sì, dai, assediamo una città per distruggere. A parte sta fa un disastro. Non dovevate venire qui, ragni. Ma vi chiedo, ragazzi, ma è possibile che lui... Pensi ancora che l'abbiamo messo nel sacco? Si stia cristallizzando. Sì, troppo presto. Ma... sta diventando più grande. Continua a salire. Manca poco. C'ho un dubbio, ragazzi. Lo sto trasformando in vetro, per caso. Che sapete, la sabbia col calore. Può darsi, eh? Spider-Man! Oh no! Volevo solo una vita normale, come chiunque altro. Non è questo il modo, Marco. Per uno come me, non c'è altro modo. Pugno Venom! Andiamo. Oh. Sì, ora sì, vedete. Esagerando. Sì, credo, ragazzi, che li stia trasformando in vetro. Sono finito fuori. Tu continua a salire. Ci vediamo in cima. Quel serbatoio d'acqua è l'unica vetro. Speranza. Una roba simile, insomma. È uno dei poteri di Sandman, eh.
Come detto, ragazzi, qui mi sembra un po' più simile a quello che abbiamo visto nei film, cioè molto malinconico, mi sembra. Ora, noi sappiamo che nell'altro Spider-Man aveva già avuto a che fare appunto con il nostro Peter, ma era stato sconfitto, lui l'aveva chiuso in una fialetta. Poi capiamo, ragazzi, perché sono andato a studiare, a rivedermi un po' di cose del primo, e devo dire che, considerando quello che immagino vedremo in questo gioco, qualcosina l'hanno retconnata, si dice, no? Quando riscrivono un po' di roba. E lo stesso, vabbè, al di là dell'aspetto, avete visto, vabbè, non qua ci dobbiamo un po' abituare al nuovo Peter. Resta dentro! Anche Harry l'hanno modificata. Sarà impegnata. Ci serve quel serbatoio d'acqua, altrimenti... Ma a proposito di questo, ragazzi, un attimo solo su Harry. Sì, la barra della concentrazione per curarci, ok. Cioè, ma quello che abbiamo visto all'inizio è clamoroso. Io non me lo sarei mai aspettato. Allora, 2 anni fa, ok. Quindi prima dell'inizio della storia. Una vita normale. Non è troppo tardi! Ha senso? No, non c'è tipo la biografia dei personaggi. Se ci sarà, ragazzi, sarà importante leggerlo. E sapevamo che Harry era partito per l'Europa, o comunque era via, no? Non era in città, sapevamo che era malato. Colpi di grazia. Beh, questo è un grande tutorial, ragazzi. Lo sfrutterò per parlare. Non voglio parlare sopra a questi personaggi, però. Devo giocare anche in maniera figa, perché, ragazzi, cioè, il gameplay è quello e è bellissimo. Castelli di sabbia, Marco. Ma lo faceva, attento, guarda che la storia di Marco è particolare. Lui, ragazzi, è abbandonato dai genitori. Tutto bene. Ecco, sono confitto. Lo so, siete su tutti i canali. Sto andando in centro per coordinare gli aiuti e il personale. Genki vi sta coprendo con la scuola? Sì, ma dopo ho un appuntamento con il mio consulente e la preside pensa che io... Ascolta, con la preside ci parlo io. Ora New York ha bisogno di te. Grazie, mamma. Sii prudente. Grazie mille, mammina. Sì, però vedete, ragazzi, come... Come dice mamma, non posso deludere New York. Guarda come li ho sciolti con l'acqua. Cioè, alla fine tutti e due gli Spider-Man hanno problemi nella vita privata quando sono Spider-Man, no? È difficile equilibrare sta cosa. Ovviamente Peter ce n'ha di più. Cioè, la cosa che mi fa impazzire è che Norman Osborn per tutto questo tempo c'aveva il simbionte. Che il simbionte ce l'avesse, l'avevamo visto nei finali segreti, no? Del gioco, tutte le volte. E che sarebbe stato importante per la cura di Harry, chiaro. Ma lui ce l'aveva. C'è uscito da lui. È assurda sta cosa. Sì, però Marco, perché stai facendo sto casino? Dice, ragazzi, lui è abbandonato dal padre. E poi tipo lo rincontra in prigione. È una roba un po' strana, no? Però Marco Flint non è il suo vero nome. Se parlassi di questo nel mio saggio, andrei in qualsiasi college. Sì. Spider-Man ci andrebbe. Giusto. Non divagare, Miles. Concentrati. Come andiamo, Spider-Man? Ci sono quasi. Il serbatoio è nostro. In realtà ora è suo. Ehi, scusa, che mi sono perso? Vuole mangiarmi! No! E diamogli da bere invece! È pazzesco, non so se state notando i dettagli, guardate, della sabbia sul costume. Assurdo, raga, assurdo. Io spero che YouTube sia clemente. Usa i nuovi giocattoli. Guarda, l'ultimo aggiornamento della tuta non era stabile, ma ok. Ora fai più. Ali di ragnatela. Che ali spettacolo di... Funzionano. Non è ancora finita. Marco è alla spiaggia del Molo 4. Cosa combinerà con tutta quella sabbia? Beh, lo ha appena fatto. Mi servi subito, Miles! Sì, lo vedo! Sono dietro di... Sì, Miles. Ma sta... Miles! Sta creando un disastro in città. Come risolviamo, poi? Che poi le ali di ragnatela mi pare fossero parte del primissimo costume di Spider-Man. Ne fumetti, datti una calmata, Marco! Degli innocenti sono in pericolo! Ti preoccupi solo per loro. Nessuno ascolta Marco. Ma tutti dovranno ascoltare Sandman. Ma che è successo, Marco? Perché stai così? Cioè, vedete, non è un criminale normale. Cioè, è successo qualcosa. Cioè? Ah, ok. L'unico e il solo.
Oddio, raga, ho pensato per un momento tipo a Mysterio che ci aveva colpito. Non so perché, è veramente. Hai qualche idea? Sì. Comincia la lezione. Ok, per curarti o tirare un colpo devastante, io mi curerei, ragazzi, considerando la vita che ho. In classe, la tempesta di Marco sta generando molta elettricità. Che succede alla tensione superficiale della sabbia se aumenti il voltaggio? Dimmi un po'. Polverite, come quando ho folgorato i mini Marco. 10 e lode. Tu assorbi l'energia, io gliela sparo contro. Vuoi farmi colpire da un fulmine? Pensi di farcela? Non resta che scoprirlo. Che burro. Che burro. Cioè... Vabbè, folgorite, io pensavo fosse tipo il vetro. Senti, no, come pensi di deviare un fulmine? L'hai detto tu, con i nostri giocattoli. No, no, li posso tirare giù, ecco. Aspetta, aspetta, voglio fare una cosa spettacolare. Bello. Clamoroso, ragazzi, clamoroso. Io veramente non ho parole. Poi ci saranno momenti didattici, approfondimenti, ci sarà tutto, ragazzi. Non vi preoccupate, sarà una serie vecchio vecchio stile. Vedete, sto tagliando anche meno rispetto al normale. Ho deciso di fare questo. Integrerò secondari lì dove sarà possibile. Però, cioè, come faccio? Cioè, è incredibile. Non mai più, Spider-Man! Muoviamoci! Perché non vi arrendete? Abbiamo promesso di proteggere la città! Beh, diciamo che la città è bella cantata. Cioè, come la togli tutta sta sabbia? Succede. Siamo? Sta succedendo? Cosa? No, 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 non è vero. Questa è solo la prima puntata. Ragazzi, chi non lascia mi piace adesso, non so veramente quando deve farlo. Assurdo, fatemi sapere che ne pensate, ma... è la prima puntata. Sabbia ovunque. E poi non vi ho raccontato come c'è diventato Sandman. Vabbè, in realtà è abbastanza classico. Esplosione nucleare che gli lega le molecole. Andrà tutto bene. Con la sabbia. Le cose non vanno bene da tanto tempo. Ma che è successo, Flint? Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due che ne avrete bisogno. Quando vi cercheranno. Ma pensate che sia un bel foreshadowing per Kraven? Lo stava cercando Kraven? Pazzesco! Pensate, ragazzi, cioè l'unione di due Spider-Man. Guardate, la città è devastata. Per fermare Marco, che comunque non è... sei mesi fa. Sì, e allora sì. Parlava proprio di Kraven, il cacciatore, uno dei nemici non più iconici di Spider-Man. Ve ne ho già parlato diverse volte, però uno di quelli che è riuscito a sconfiggere Spider-Man, attenzione. Molto, molto pericoloso. E lo hanno caratterizzato alla grande, io so. Con l'età sei diventato lento, Sergei. Un destino che tu non dovrai affrontare. Sono stato la tua ombra per ore e tu non hai notato nulla. Patetico. Ho chiesto un degno rivale. E questo è ciò che mi portate. Signore, e se provassimo a cambiare terreno di caccia?
Ah, vediamo, vediamo. Tombstone. Ah, è cambiato, Sandman. Non era così nel trailer, attenzione. Lizard, Taskmaster. Accendete i fuochi. Oh, l'hanno cambiato. Non inizia era così. La grande caccia. Inizia la grande caccia. Attenzione, ragazzi. Lui credo che sarà il più grande nemico di questo Spider-Man 2. Ma sono troppo momentato. Bellissimo, bellissimo. Occhio che lui è un cacciatore vero, eh. Eh sì, credo che sarà proprio una tematica di questo Spider-Man 2. Però, vedete, questi sono i risultati del devasto di Sandman. E allora forse veniva abbraccato da... L'app è andata. Dei cacciatori, forse, però... Pete, riesci a vedere? No, forse no. Dammi un attimo, Miles! Ci penso io, è tutto ok. Sì, anche qui non va. Ehi, Genki! Lo so, lo so. La rete di telecomunicazioni non ha retto. Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda, ma... Un attimo. Forse ho un'idea. Fai in fretta. Quindi Genki è diventato ufficialmente il nostro uomo alla scrivania. Prima che l'app andasse offline, ho visto una richiesta tra Liberty e Broadway. Okay. Sto andando. Ma la città poi rimarrà così? Spero di no. Aiuta i cittadini in difficoltà, ma... Mamma mia, ragazzi. Marco, cosa ti ha preso? Sì, questo è spiegabile davvero, ragazzi. Sembrava molto paranoico. Eccoli. Ti ho preso, resisto. Questa è una cosa da capire, però inizia la caccia. Ora sì, grazie mille. Quando arriverà qui è da capire, perché non caccerà solamente Spider-Man, ma anche tutti i supercriminali e anche i suoi nemici. Quindi questa è una cosa da capire. Comunque, raga, guardate la sabbia sul costume, è una roba incredibile, non so che dirvi. Sandman è stato catturato e arrestato. Resta da appurare il perché della sua furia distruttrice. Eh già. La cosa che mi fa ridere è che gli hanno detto sì, ma andrà tutto bene. Cosa andrà tutto bene? Avrà fatto fuori non sa quante persone, distrutto una città. Ma che cosa può andare bene? Signor Parker, mi serve aiuto per sistemare l'app. Dimmi tutto. Vai sul tetto dell'edificio tra Ward e Lafayette. Qual è il piano? Ci vorranno ore prima che le infrastrutture tornino a funzionare. Ci serve una rete tutta nostra. Ambizioso. Da quanto tempo ci stai lavorando? Lo sognavo da quando ero in seconda media, ma il piano vero e proprio è di... 2 minuti fa. Deve esserci un lanciadroni qui attorno. Che cos'è questa roba? Ricerche sull'ambiente per una startup. Il lanciadroni serve per i sensori d'alta quota. E questa startup ci ha autorizzati? Sì. Ho parlato con il capo. Tipo in gamba. Non vedeva l'ora di aiutare Spider-Man. Immagino, immagino. Ok, ragazzi, dai. Adesso... Oh, Oscorp? Beh, passiamo a... Insomma, un momento un po' più rifiatare, dai. Hai ancora la stampante 3D nei lanciaragnatele, giusto? Cos? Devi creare una cosa alla svelta. Ti ho inviato i progetti. Ah, ce li ho. Però rimango estasiato da sto fatto della sabbia addosso al costume. Sembrerebbe un drone. Noi non spiamo la gente. Guarda. Oh, no, no, no. Segue solamente i newyorkesi che inviano messaggi all'app. Il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati. AMCO. Ho appena creato un amico. Esatto. In seconda media ero un portento. Ok, ora come lo facciamo volare? Ci sono molte interferenze, quindi cerca di seguire il percorso indicato sul visore. Io provo a potenziare il segnale. Va bene. Beh, ragazzi, anche nel primo Spider-Man c'erano questi momenti in cui, dopo una grossa missione super emozionante dove succede di tutto, rifiatiamo un attimo, no? Ah, quindi si abbassa il ritmo e poi rialzarsi. Sarà una montagna russa, cioè, sono abbastanza sicuro di questo, quindi non mi stupisce il momento di rifiatare. Invio una notifica agli utenti. Stiamo riattivando l'app. I rapporti dovrebbero arrivare a momenti. Ma che sono ladri? Oh, il crimine non dorme mai, eh.
Neanche con la sabbia. Funziona! Di nuovo in pista. In pista. Allora, io spero, ragazzi, che ci sia appunto un glossario dove andare a leggere i vari, insomma, personaggi. E vorrei cambiare i costumi, pure quella è un'altra cosa importantissima. Abbiamo però una nuova abilità. Ecco, ok, facciamo il tutorial in cui ci lo insegnano. Allora, ve lo mostro questa cosa. Ovviamente ognuno avrà i suoi poteri. Diciamo che questa parte la approfondiremo magari in separata sede. Ma ogni qualvolta prenderò robe fighe, ve ne accorgerete. Io prima ho combattuto tante combo, non ce l'avevo sbloccate. Spider frusta? Ah, li mando in aria. Vieni indietro, forza, così. Abbiamo tutto il tempo. Gli sbirri sono distratti dalla sabbia. Ripuliamo questo posto. Sì, ma mi chiedo, carichiamo. Che ti devi andare a rubare? È qui! Distruggiamolo! Ma come distruggiamolo? Ma io dico, ma urti i... darmi? Non se ci sono io! Attieniti al piano! Cioè, ma sti scagnozzi! Si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui? Ah, ma ancora vanno a fare i furti quando sanno che c'è Spider-Man. È vero che poteva... Penso che lancerò una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche. Guarda come lo si conduce l'attività. Non so, complimenti. Non fanno male a nessuno e sono gratis. Beh, devo dire che c'è Peter che fa il mio lavoro, tipo, eh. Oh, lei sì che incassa bene i pugni. Bravo. Io mi devo impegnare solo a giocare bene. Sì. E devo dire che... Senti come suona bene. Meno armi... Più complimenti! Dai, dai, ragazzi, per essere la prima puntata, sto a fare il mio, eh. Poi sicuramente nelle prossime datemi un paio di puntate per abituarmi e capire come portarvelo, eh. Io sto approcciando, come detto, nella maniera più vecchio stile possibile, cioè, meno tagli, più cavoli miei. Però approfondimenti ne voglio fare tantissimi. Non mi devo mettere pressione da solo, perché poi dopo, sennò, diventa una lezione. Approfittare della sabbia che blocca la città. Ma infatti. Chissà cosa gli ha preso a Marco. Allora, questo è il tema. Perché... Raccogliamoli a dovere, in stile Spidey. Ah, ok, gadget, ok. Beh, ragazzi, è un grande tutorial questo iniziale. Vabbè, i gadget sono sempre gli stessi, vedo, mi sembra così. Ok. Diciamo che si punta un po' di più sui poteri in questo Spider-Man 2. Sei una seccatura! Scusate. Sì, è uno dei miei superpoteri. Ma voi perché venite? Cioè, eccolo qua, decollo verticale. Sente, l'app non funziona. Lo so, sto provando a migliorarla. Buongiorno, Miles. Dammi un minuto, ti richiamo. Cavolo. Beh. Non ce l'abbia con me. Lo stress a volte si manifesta come rabbia. Concentrati sulla gente da salvare. Ora sembri tu quello arrabbiato. No, Miles, sono solo concentrato. Lo dice anche mia mamma quando è arrabbiata. Ma dai, ormai dovresti conoscermi. Quando è che mi hai visto arrabbiato? Vediamo. Era una domanda retorica. Tipo, quella volta che stavamo giocando a casa tua e continuavi a perdere. Non ce l'avevo con te. Ero arrabbiato con l'universo. Ragazzi, sapete che questo per me è una bella cosa messa lì, buttata là, perché vedete, quindi questo ci fa capire che Peter non è quasi mai arrabbiato, è un buono, non si arrabbia mai. Quando invece sappiamo che la rabbia sarà proprio centrale quando Peter entrerà in contatto col simbionte. È bellissima sta cosa. Forse io sto andando oltre e ci sto vedendo cose in più, però mi sembra chiaro. L'app è quasi pronta. E già che c'ero, ho pensato di svecchiarla un pochino. Non perderci troppo tempo, deve solo raccogliere le richieste dei cittadini. Certo. Mentre la pace si aggiorna, ampliamo la rete. Ora sento Miles. Passa Miles! Ecco, ragazzi, altra novità di questo Spider-Man 2. Possiamo switchare da un personaggio all'altro. Penso di non averlo fatto nella mia prova. Ehi, di là. Non riusciva a respirare. Vabbè, ma questa è storia però, Miles, eh. Miles, ci sei? Sì, dimmi. Raggiungi il tetto di quel palazzo. Ok, dobbiamo capire quando giocheremo tipo il free roaming come funzionerà, perché mi pare che neanche nella mia prova l'avevo fatto. Vai, ragazzi, vediamo invece Miles come se la cava, che ha tutt'altri problemi. Sembravi stressato prima. Tutto bene? Già. Beh, ci sono un mucchio di cose da fare. Ho fame e nel distributore sono rimasti solo cracker a basso contenuto di sodio. Ah, che rottura. Me la caverò. Allora, sono riuscito a finire quell'aggiornamento per l'app di cui ti parlavo grazie a un Amco.
Ah, è vero, non puoi ancora capire la battuta. Tra un attimo sarà tutto più chiaro. Sì, ma è pieno di sabbia. Ho capito. AMCO. Fammi indovinare. Aereo mobile di collegamento? Quasi, ma ora non importa. Il punto è che usa segnali correlati su scala spazio-temporale. Sì. Calcoli in wireless. Sei un genio, Genki. Ah, ma dai. Ti ho inviato il percorso con la massima stabilità di rete. Rispettalo e avremo il segnale necessario. Sono un po' preoccupato, ragazzi, perché... cioè, Peter, vedete quanto è scanzonato, nonostante le sue mille sfighe. Sapete meglio di me. Però, insomma, è sempre positivo, battuta pronta e via dicendo. Ecco. Ok, connessi alla rete locale. Guarda la città piena di sabbia. La sabbia è una... Rapporto in arrivo. Visto, vado subito. Ma, okay. Ragazzi, quella è la chiesa, ve la ricordate in Miles Morales? No, andiamoci un attimo. La chiesa, questa è importantissima, anche con Peffin. Tutto quello che era successo... Ho trovato qualcosa. Tutto quello che era successo, ricordate? Ci abbiamo anche combattuto. Finn. Mi manchi, Finn. No. Un easter egg abbiamo beccato. No, ecco, per me la puntata potrebbe finire qua. Già lacrime virili, no, ragazzi, vi ricordate, Finn? Che storia. Ecco, però questo è il bello. Spider-Man, attenzione, questo è andato a caso proprio. Prima che arrivi. A parte non lo potevo sapere, è uscito... Ancora non esce il gioco. È uscito oggi, soldi, no. E a me che è arrivato oggi, ma è uscito tra una settimana. Ok, vabbè, continuiamo a far fuori questi nemici. Un secondo, ragazzi, volevo dire questo. Che questo è il bello, no? È vero che... Allora, la mappa è più grande, ci sono nuovi quartieri. Un blindato indifeso. Però la cosa bella è rivisitare luoghi. Che ne so, a dare una mano a salvare i cittadini? Che abbiamo già conosciuto e che abbiamo... Ecco, dove sono successe cose, no? Io quando ho visto la chiesa ho pensato subito a Finn, al finale proprio. Tutto ok? Sì, mamma. E tu? Che roba. Sì, sono in centro ad aiutare Gloria col Fist. Oh, hai parlato col signor Sumida? No. Katie Imus, Spider-Man non ti farà entrare al college. Ma che vuol dire? Lo farò, mamma, promesso. Scappo. Ma mamma, ma io sto combattendo il crimine. Ti preoccupi di Brockwood e poi mi chiami mentre mi sparano. Cioè, senti i colpi di proiettile che chiama, è pronto. È l'università. Ma quale università? Sembra tipo Kiki con Gohan, no? Ma quello è il figlio di Saiyan. Tra l'altro, se permettete, Gohan maggiore di Goku. Cioè, lo devi far studiare, ma coraggio. Ma quello basta che fa uno scatto super veloce, diventa un campione di velocità, no? Boh, vabbè. È sempre stata una cosa mia, no? Dico che... La ragazzina diceva, ma perché Gohan deve studiare? Oh, oh. Ecco, questo, se avesse studiato, sarebbe stato meglio. Ragazzoni. Ah, ok, ragazzi, guardate, questa è il Perry. Hanno messo questa novità. Diciamo, ci sono poche novità, ma quelle che ci sono interessanti, vedete? E dire che dovrei essere a lezione di fisica a memorizzare equazioni astratte per situazioni ipotetiche. Beh, meglio questo. Meglio questo, no? Vabbè, niente. Questo genere di fisica. Quello che abbiamo visto prima è quel fatto dell'easter egg di Finn. È tanta roba, ragazzi. Cioè, per me è la cura del dettaglio. Ma voi sapete, qua c'è un'ottima attenzione anche alle citazioni, no? E i fumetti e tutto il resto. Anche se ci ricordo, è questo un universo a parte. Quindi non prende esempio da film, fumetti. Ovviamente si ispira. Poi però i vari personaggi sono diversi. Con Marco, per esempio, qua è un Marco diverso dal fumetto. Il Marco del fumetto è tipo un mezzo bullo che prende il nome da Flint, dalla professoressa di cui lui era innamorato. Cioè, lui alla fine impazzisce e diventa cattivo, diciamo, inizialmente. Proprio per questo, perché la professoressa di cui lui era innamorato e tipo si sposa e lui ci rimane male. Vabbè, ma so, fumetti degli anni 60, ragazzi, cioè era un altro momento. Genki, bel lavoro con l'app. Sarà utile a un sacco di gente. Grazie. Miles, sistemiamo le ultime richieste e torniamo a scuola. Io però, ragazzi, mi fermerei qui. È stata una prima puntata clamorosa. Iscrivetevi al canale, supportate questa nuova serie che sarà pazzesca.